Quando mi è stata richiesta di fare questa catechesi, che non mi pensavo, se non pensavo assolutamente di fare, mi sono chiesta perché proprio io. Ho avuto un po' di paura, più che altro ansia. Poi, riflettendo sul tema, mi sono detta: anche Maria, all'annuncio dell'angelo, si è posta la stessa domanda del perché Dio avesse scelto proprio lei come madre del suo figlio Gesù. Ma lei non ha esitato un attimo e ha detto: il suo eccomi. E io anch'io oggi, nel mio piccolo, dico il mio eccomi. Amen. Amen. Il tema di questa catechesi è: magnifica il Signore, anima mia. Sono le parole di Maria, la madre di Gesù, quando intona il bellissimo canto del Magnificat, riportato nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetti 46 e seguenti. Anche se tutti conosciamo e recitiamo spesso questo canto, mi piacerebbe pregarlo insieme a voi e meditarlo. Se lo ricordate a memoria, bene, altrimenti prendete la Bibbia in Luca, al capitolo 1, versetto 46. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose fatte per me da suo potente, e santo è il suo nome. Di generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha schierato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei loro, ha innalzato gli umili, ha riformato i veri e affamati, ha riportato i diritti a mani vuote, ha soccorso Israele e il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo, sempre. È un bellissimo canto di lode che Maria rivolge a Dio dopo che Elisabetta, l'anziana cugina che viveva nel villaggio di Ein Karem, una città di Giuda, anche lei in attesa di diventare madre, quando ormai non ci sperava più, benedice lei e il frutto del suo grembo, Gesù. Proviamo ad immaginare per un attimo nella nostra mente questa scena, la scena di due donne, entrambe pronte per diventare madri, due donne che, seppur diverse tra di loro, per alcuni tratti, accomunate entrambe dal fatto di ritrovarsi improvvisamente in attesa di generare la vita, in un modo, possiamo dire, quasi impossibile per la scienza umana. Maria, la giovane ragazza, la vergine, che di lì a poco avrebbe concepito un figlio, ed Elisabetta invece ormai avanti negli anni. Due donne che lodano e benedicono il Signore per il dono grande e che per fede accolgono con esultanza la volontà di Dio. Maria è la donna della lode, la donna del canto. Se ci pensiamo per un attimo, tutti i primi canti cristiani nascono attorno alla figura di Santa Maria. Il Magnificat, l'Ave Maria, il Benedictus di Zaccaria, il Gloria degli Angeli, il Cantico di Simeone. Sono questi i primi canti del Vangelo e della Chiesa che ancora quotidianamente respirano con noi e dentro di noi, che ci insegnano come pregare sia lodare. Il Magnificat è la preghiera più sublime di Maria, occupa ben 10 versetti, anche se più volte invece gli evangelisti hanno sottolineato il silenzio di Maria, l'hanno identificata come la donna delle poche parole, ma improvvisamente questo silenzio è esploso nella lode, perché non si possono tacere le meraviglie che Dio compie. Grazie Signore. Questo canto si ispira al cantico di Anna, dove nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, al versetto 1, Anna, che era sterile, ebbe da Dio il dono di diventare madre di Samuele. E per questo ringraziò il Signore e disse: il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si eleva al Signore.
anche in Isaia al capitolo 61, al versetto 10 si legge: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio. Sono le stesse parole che Maria dice nel Magnificat, lei che già conosceva il libro di Isaia. Ma torniamo al tema di quest'oggi. Magnifica il Signore, anima mia. Quanta bellezza in queste parole, così belle che si potrebbero ripetere all'infinito senza mai stancarsi. L'anima mia magnifica il Signore, ripetiamole insieme. L'anima mia magnifica il Signore. L'anima mia. Facciamoli risuonare ancora una volta nel nostro cuore, sussurriamole al nostro cuore. L'anima mia magnifica il Signore. Innanzitutto chiediamoci, da dove nasce il canto di Maria? Il canto di Maria nasce da un'esperienza felice. Ha incontrato e capito Dio, un Dio che compie meraviglie. Nelle parole di Maria c'è gioia, la gioia di proclamare la grandezza del Signore, la magnificenza del suo Dio. Questa gioia si manifesta in numerosi termini presenti nella prima parte di questo cantico. Innanzitutto nel verbo magnificare, e questo verbo è riportato soltanto una volta nel Nuovo Testamento, appunto nel Vangelo di Luca. Magnificare, dal latino magna facere, fare cose grandi. A motivo delle opere grandi che Dio ha compiuto, il mio cuore esprime la gioia. O ancora, magnificare significa celebrare con lodi, quindi lodare, esaltare, glorificare, e la lode è gioia. Nel versetto successivo del Magnificat si legge: e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Anche il verbo esultare esprime gioia. Esultare dal latino exaltare, che significa saltellare, ballare. Ma propriamente il verbo indica un saltellare qua e là. Questo sta ad indicare che il Magnificat Maria, oltre ad averlo cantato, parlato, l'ha anche danzato. E il popolo di Dio deve essere un popolo di ballerini. Quindi come deve essere il popolo di Dio? Un popolo di ballerini. E ancora Maria si proclama beata, cioè felice. Maria è felice e questa felicità la porta a lodare. Una lode che si esprime non soltanto attraverso la voce, ma anche attraverso l'esultanza e quindi la danza. Già l'angelo, nell'annunciazione della notizia di diventare madre di Gesù, l'aveva salutata con queste parole: rallegrati Maria, gioisci Maria, dal greco kaire ketaritomene, saluto che vuol dire rallegrati, gioisci, tu che sei piena di grazia. Il termine grazia traduce l'equivalente greco charis, ed è il genere di appellativo usato dall'angelo in Luca 1,28. Per descrivere lo stato di Maria, e cioè che caritomene, arricchita di grazia. Da caris anche carisma, è appunto un dono di grazia. E da qui proviene il termine carismatico. E noi siamo un popolo di carismatici, perché ce lo ricorda Dio in Efesini 2,8. Per questa grazia, infatti, siete salvi mediante la fede, e cioè non viene da voi, ma è dono di Dio. Eppure, se la pensiamo secondo le logiche umane, come la pensa il mondo, Maria ha ben poco di essere felice. Una ragazzina che improvvisamente si trova incinta per opera dello Spirito Santo, impensabile per quei tempi. Pur essendo promessa sposa di Giuseppe, ma non essendo andata ancora a coabitare con lui, rischiava pure di essere lapidata. E poi Maria viveva in un paesino sperduto di Nazaret, un paesino di pochi abitanti, un centinaio di abitanti, essendo un paesino anche abitato da poco tempo. Maria è quindi la donna della periferia. E poi Maria è una donna, e a quei tempi le donne non avevano diritto. Inoltre è una ragazzina, in un tempo in cui invece il potere era concentrato nelle mani degli anziani. Nonostante tutto ciò, Maria compie un grande atto di fede e gioisce di tutto questo. Tutti noi possiamo riconoscerci in lei, perché nessuno ha meno di lei.
E ciò che è stato possibile per lei, per fede, può esserlo per me, per te, per voi. Amen. Il Magnificat ci aiuta a capire quali sono le strade che Dio preferisce per noi. Ci invita a partire ciascuno dalle nostre periferie, dai nostri esclusi, da quegli uomini che a noi o ad altri poco importa, che abbiamo emarginato o non accolto. Ma Dio scommette proprio su di loro. Dio non entra nel mondo dal punto alto, ma dal punto basso. Ed è quello anche che dice Maria. Maria si proclama l'umile serva del Signore, quindi riconosce questa piccolezza di fronte alla grandezza di Dio. Ma Dio ha scommesso su di lei. Maria ci insegna la possibilità di una religione felice. Ci ricorda che la nostra gioia deve scaturire dalla meraviglia, dal saperci stupire delle cose piccole e grandi che compie la mano di Dio. Lui che riempie le nostre notti, le nostre albe ricche di tenebra con la luce del mattino, che fa sbocciare i fiori e che riempie di gemme la primavera. Che bellezza! Saperci stupire proprio come fanno i bambini, recuperare quel senso di spensieratezza che contraddistingue i piccoli. Perché Gesù ci ricorda in Matteo 18,3 che se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Attenzione, il Magnificat è la celebrazione dell'impossibile reso possibile, perché nulla è impossibile a Dio. Ci vediamo insieme. Nulla è impossibile. Il Magnificat è il Vangelo che pone al centro della religione non quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me. Anche noi, sull'esempio di Maria, dobbiamo fare della nostra vita un inno di gioia. Dio ci vuole felici, ci lascia liberi di essere felici e diventa garante della nostra felicità. Ripeto, Dio ci vuole felici, ci lascia liberi di essere felici e diventa garante della nostra felicità. Amen. Ognuno di noi magnifica il Signore quando ama, quando si offre, quando si rende piccolo, quando accetta, quando prega, quando rinuncia a se stesso, non perché si è arreso, ma perché sa che la volontà di Dio è più grande e qualcosa di più grande, un progetto più bello, più grande, lo attende. Lascia liberi di essere felici e diventa garante della nostra felicità. Ognuno di noi magnifica il Signore quando ama, quando si offre, quando si rende piccolo, quando accetta, quando prega, quando rinuncia a se stesso, non perché si è arreso, ma per fare la volontà di Dio, perché sa che lo attende un progetto più grande, più bello. Maria amava in maniera totale e perfetta. Tutta la sua vita è stata una continua ascesi verso l'amore e nemmeno sotto la croce del figlio, anni dopo, smise d'amare. Ma proprio in quel momento Gesù gli fa capire che era giunto il momento di amare tutta l'umanità, tutto il creato, tutto l'universo. Stare sotto la croce, stare in piedi. In questo gesto sta ad indicare che Maria non si lascia abbattere dal dolore, perché sa che qualcosa di più grande sta per accadere. A tutti noi capitano momenti in cui ci sentiamo tristi e a volte anche un nostro sorriso finto può farci sentire ipocriti, ma la gioia non è mai ipocrisia, ma è la scelta di voler fare la volontà di Dio. La gioia non è mai ipocrisia, ma è la scelta di voler fare la volontà di Dio.